In alto mare l'acqua è di un blu intenso. Ci sono molte creature che abitano nel mare e tante sono le storie da raccontare. Molto, molto tempo fa c'era un palazzo sul fondo del mare profondo. Nel palazzo vivevano 6 principesse sirene. La più giovane era amata da tutti, ma lei era attratta dalla statua di marmo bianco di un giovane che era affondata con una nave molti anni prima. Le piaceva anche stare ad ascoltare le sue sorelle quando raccontavano storie sul mondo degli uomini al di sopra delle onde. Nessuno aveva il permesso di lasciare il palazzo sottomarino prima di aver compiuto 15 anni, ma la giovane principessa cresceva sempre più affascinata dalle storie che raccontavano le sorelle sul mondo emerso. Non appena avrò compiuto 15 anni, andrò a vedere. E finalmente arrivò il 15° compleanno della principessina. Ora avrebbe potuto lasciare il palazzo e andare a vedere il resto del mondo. Arrivederci! Stai attenta! Torna presto, per favore! La sirenetta non vedeva l'ora di raggiungere la superficie del mare. Finalmente potrò vedere il mondo coi miei occhi! Il sole era appena tramontato quando lei raggiunse la superficie. Deve essere la nave di cui parlavano le mie sorelle. Così la sirenetta iniziò a nuotare verso la nave, quando all'improvviso fu spaventata dal rumore dei fuochi d'artificio che attorno alla nave trasformavano la notte in giorno. Oh, come sono colorati! Era il compleanno del principe, che abitava in un palazzo vicino. La sirenetta vide il principe che stava festeggiando con la sua corte, a poppa della nave. Oh, ma è bellissimo! La sirenetta non riusciva a staccargli gli occhi di dosso. Quando? Sta arrivando una tempesta! Ammainate le vele! In un attimo l'aria fu squarciata dai fulmini. Il vento soffiava minaccioso e si scatenò una tempesta tremenda. La grande nave procedeva a fatica, sballottata dalle onde impetuose. All'improvviso si spaccò in due ed affondò rapidamente. Oh no, devo salvarlo! La piccola principessa in un attimo arrivò vicino al principe e lo afferrò saldamente. Il principe era svenuto. Oh, ti prego, non morire! La sirenetta, stringendo il principe, si diresse verso una spiaggia. All'alba, la tempesta era finita ed il sole splendeva di nuovo. Quando raggiunsero la spiaggia, lei adagiò delicatamente il principe sulla sabbia e lo baciò sulla fronte. All'improvviso le campane della chiesa si misero a suonare e della gente arrivò sulla spiaggia. La sirenetta in un attimo sparì e si nascose dietro gli scogli. Una ragazza trovò il principe. Oh, guardate, c'è un ragazzo svenuto! Piano piano il principe riprese conoscenza. Grazie per avermi salvato la vita. Ovviamente lui non sapeva di essere stato salvato dalla sirenetta. Ma sono io che ti ho salvato. La sirenetta era molto infelice e ritornò tristemente al suo palazzo sottomarino. Passava le sue giornate vicino alla statua e le piaceva tanto sognare di essere con il principe. Oh! Se potessi diventare un essere umano. Un giorno, la piccola sirena decise di rivolgersi alla strega del mare. Voglio diventare un essere umano per poter vedere di nuovo il principe. Capisco. Va bene, ti darò una pozione magica.
Ma ti avverto, una volta che l'avrai bevuta, non potrai mai più essere una sirena. Ho capito. E se non riuscirai a sposare il principe, sarai trasformata in schiuma del mare. Va bene, ho capito, ma io devo stare vicino a lui. E naturalmente perderai anche la tua bellissima voce. Così la sirenetta prese la pozione della strega e risalì alla superficie del mare. Nuotò fino alla spiaggia dove aveva lasciato il principe e beve la pozione. Immediatamente un dolore molto intenso le attraversò tutto il corpo, quindi cadde svenuta. Svegliati, svegliati! Cosa ti è successo? La piccola sirena, al suono di quella voce conosciuta, si risvegliò. Era il principe che la stringeva tra le braccia. Lei si accorse subito che la coda da pesce era sparita. Ti prego, dimmi come ti chiami. Provava a rispondere, ma non aveva più voce. Povera piccola, non puoi parlare. Ma non ti preoccupare, mi prenderò io cura di te. Il principe la portò al proprio palazzo. Da quel giorno in poi, lui e la sirenetta furono come fratello e sorella e passarono molti giorni felici insieme, fino a quando venne annunciato il matrimonio del principe con la figlia del re di un paese vicino. Devo sposare la ragazza che mio padre ha scelto per me. Ma se potessi, sposerei la ragazza che mi ha salvato la vita in quella notte di tempesta. Oh, ma come? Non ti ricordi? Ero io! La sirenetta provava in ogni modo a parlare, ma non ci riusciva. Ma non importa. Spero che tu resterai sempre con me. Presto, la figlia del re venne a palazzo. Oh, il mio sogno è diventato realtà. È lei che mi ha salvato la vita. Ed è lei quella che voglio sposare. Oh, no. Non è vero. Arrivò il giorno del matrimonio. Dopo la grande cerimonia, gli sposini partirono con una nave per la luna di miele. Domattina sarò trasformata in schiuma del mare. La sirenetta guardava lontano sul mare, quando vide le sue sorelle che la guardavano con tristezza. La strega ci ha raccontato tutto. Così non sei riuscita a sposarti. Abbiamo dato i nostri capelli alla strega, in cambio di questo pugnale magico. Prima che sorga il sole, lo devi affondare nel cuore del principe. Così ti salverai. Diedero il pugnale alla sorellina e scomparvero fra le onde. A mezzanotte la sirenetta prese il pugnale ed entrò nella stanza del principe. No, non posso ucciderlo. Addio, sorelle. Addio! La piccola sirena aspettò tranquillamente l'alba. Presto il sole salì dal mare nel cielo. Addio, mio principe! Quindi si tuffò in acqua. Le onde erano spumeggianti e piene di bollicine. Il corpo della sirenetta iniziò a diventare trasparente.
Lentamente si sollevò dal mare e ascese verso il cielo. Sono stata molto felice con il mio principe, anche se è stato solo un breve incontro. Addio per sempre, mio caro. Scintillando luminosa, la piccola sirena sparì fra le nuvole del paradiso.